Con le vacanze di Natale la stagione sciistica entra nel vivo. Chi ha scelto il comprensorio sciistico Folgari da Marileva Madonna di Campiglio, un autentico paradiso per tutti gli amanti dello sci e dello snowboard, troverà 150 km di piste ben innevate e un'ampia offerta turistica. E per non perdere la magia delle feste, molti sono già sulle piste a divertirsi. Sì, direi che stanno già festeggiando, sulle piste. Piste ben innevate tra Folgari da Marileva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. Tanti connazionali italiani sono venuti per la vacanza di Natale, noi siamo molto lieti di averli come nostri ospiti. E quindi io direi, qual è il modo migliore? Andare a sciare durante il giorno, divertirsi sulla neve, andare nei bei rifugi in quota, mangiare, bere qualche bicchiere di vino. E poi la sera andare alla preski piuttosto che in albergo e continuare il programma in famiglia, perché normalmente il Natale si vive in famiglia e noi siamo la destinazione per le famiglie. Un palinsesto ricco di eventi, caratterizzato anche dalla presenza di molti italiani. Sì, certo, l'evento è importante per far vivere l'emozione. Ci vuole lo sport, ma ci vuole l'emozione. Quest'anno, il 25 di dicembre, sotto l'albero, quindi all'arrivo della nostra pista azzurra e nera di Folgarida, ci sarà la fiaccolata con ben 4 scuole di sci, quindi tanti maestri di sci che sono veramente bravi nel cimentarsi in varie tecniche. Merita vedere questa fiaccolata, quindi è l'evento di Natale. E io colgo l'occasione per augurare a tutti un buon Natale. In vacanza con la famiglia? Sì, con la famiglia. Dove venite? Da Roma. Vi fermate un po'? Sì, fino al 1° gennaio. È la prima volta da queste parti? No, la quinta. Quindi conosce bene questa... Ci troviamo benissimo. Da dove venite? Da Ferrara. Vacanze di Natale? Sì. Io vengo da Reggio Emilia. E in vacanza da solo con la famiglia? Sono con degli amici, sono venuto parecchie volte. E si trova bene, quindi? Assolutamente sì, quindi lo consiglio a tutti.